Buongiorno, Diego Robotti, Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Sezione Piemonte e Valle d'Aosta. Nella vita, oltre alla partecipazione a questa associazione di archivisti, sono anche funzionario della Soprintendenza Archivistica, quindi sono uno che il Ministero Beni Culturali lo conosce dall'interno. Purtroppo per me, perché questo vuol dire che ho tanti anni, da tanto tempo. La prima cosa che voi trovate in cartellina la sintesi dell'intervento che abbiamo preparato dal punto di vista degli archivisti. Io la seguirò non punto per punto per cercare di fare sintesi. Premetto alcune riflessioni che riguadagnerò saltando nella sintesi ai punti che ritengo essenziali. La prima riflessione è questa: gli archivi e gli archivi sono nel mondo dei beni culturali i più giovani, sono la new entry. Gli archivi non hanno fatto parte del mondo della cultura e soprattutto dei beni culturali intesi come sistemi come patrimonio culturale di una comunità, di una nazione, come capacità di comunicazione di questo patrimonio culturale, tant'è vero che qualcuno della mia età si ricorderà che nel momento della costituzione del progetto del Ministero dei Beni Culturali, il primo progetto non prevedeva l'inclusione nel nuovo Ministero progettato da Giovanni Spadolini a metà degli anni 70 di quella che era l'amministrazione archivistica. Amministrazione archivistica, cioè sistema degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche incaricate della tutela, che fino a quel momento, cioè fino alla costituzione dell'istituzione del Ministero dei Beni Culturali nel 1975, costituiva una direzione del Ministero dell'Interno. Scelta fatta dal legislatore già a metà, dal legislatore dell'Italia unitaria, del Regno d'Italia, fatta già a partire dalla metà dell'Ottocento e che era stata via via confermata anche pur nell'evoluzione novecentesca della legislazione sul patrimonio artistico, archeologico, architettonico. Questo vuol dire delle cose. Il percorso che è stato fatto dagli archivi e dagli archivisti in questi 30-35 anni è stato molto accelerato. Gli archivi hanno riguadagnato molto velocemente un ruolo e una dignità di soggetti culturali che nel momento in cui si è formato il sistema, che coincide con il momento in cui si è formato il sistema regionale, le istituzioni regionali italiane, non aveva. Non solo quindi gli archivi sono diventati a pieno titolo dei luoghi della cultura e non lo erano pienamente, o meglio, erano dei luoghi della cultura ma frequentati soltanto da specialisti e da studiosi. Quindi gli archivi nel giro di 30 anni si sono trasformati da luoghi frequentati soltanto da studenti e da storici, da studenti di storia e da storici, in luoghi della cultura a pieno titolo. Diceva Scamuzzi, capita che degli archivi e degli archivisti facciano delle mostre. Vi assicuro che non è tutto qui.
Capita che nel mondo degli, oggi capita che nel mondo degli archivisti e degli archivi si facciano iniziative, si progettino iniziative estremamente innovative, non soltanto sul piano tecnologico, di comunicazione degli archivi, quindi di presentazione, di percorsi, di proposte che utilizzano le nuove tecnologie, portali, internet, rete, eccetera, oppure in modo ancora più innovativo le vecchissime tecnologie di riunire dei ragazzi, dei bambini intorno a un tavolo, aprire gli archivi e farglieli annusare e toccare, cosa che ritengo ancora più innovativa, organizzata in un archivio, addirittura ancora più innovativa di un portale e di un sito internet. Nel frattempo, in questi 30 anni, gli archivi e gli archivisti hanno riguadagnato altri ritardi strutturali che avevano, ad esempio, a differenza di altre, delle altre professioni, sono riusciti in campo internazionale a darsi degli standard internazionali e ad applicarli nella dimensione nazionale e locale, quindi a darsi una nuova sistematicità e coerenza che prima non avevano, perché la storia degli archivi italiani era invece non solo particolare nel senso di nazionale italiano, ma era ancora, anzi, viziata da retaggi particolaristici legati ai sistemi archivistici addirittura preunitari. E quindi questa capacità, che tutto sommato magari a volte noi stessi archivisti non ci sappiamo riconoscere, perché immersi nella quotidianità, perché abbiamo vissuto questo percorso giorno per giorno, perché siamo arrivati più giovani, perché sono arrivati negli ultimi 10-5 anni, va sottolineata. C'è una fortissima capacità di adeguarsi e anzi di mettersi, di essere pionieri di questi che non sono più delle formichine, dei topi d'archivio, ma che invece ultimamente sanno esprimere molte capacità di trarre dalla loro professione delle occasioni di comunicazione. Il percorso, il discorso che trovate nell'intervento in cartellina, si impernia su due punti di vista, elementi che si accavallano: il rapporto tra Stato e Regione, perché gli archivi, il sistema archivistico regionale è stato molto condizionato dall'evolversi del rapporto di questi due poli, e in questo ambito dall'evoluzione della professione archivistica. Saltando per capi al momento della Costituzione del Ministero dei Beni Culturali, ed è lo stesso decennio in cui si formano e si avviano le regioni in Italia, le regioni ordinarie, in quel momento gli archivi sono esclusivamente sotto la gestione e la tutela dell'amministrazione statale. E quindi il sistema che entra è quello delineato nell'Ottocento con l'evoluzione novecentesca della creazione delle soprintendenze che si incaricano della tutela, organi statali, uffici statali, a base regionale. La situazione è sì molto chiara in quegli anni, quindi negli anni 70 e negli anni 80, la tutela è totalmente dello Stato, la conservazione è prevalentemente degli archivi di Stato, con sede provinciale o subprovinciale, il paesaggio
tuttavia, fuori dagli archivi di Stato che hanno in sé una più che dignitosa, anzi molto alta tradizione di specialistica applicazione e di capacità di studio, ricerca, anche se viziata da particolarismi locali, dai particolarismi locali che sono frutto della storia dell'Italia, fuori però dai recinti, dai templi degli archivi di Stato, il paesaggio è desolante. Ve lo posso personalmente testimoniare, negli anni 70 e 80 gli archivi dei comuni, delle istituzioni d'assistenza, dei privati, erano gestiti da personale non specializzato, molto spesso non erano gestiti, molto spesso non erano neppure individuati e ritenuti consapevolmente un valore da conservare. Sto dicendo che in quegli anni, se si voleva utilizzare il patrimonio archivistico, tornando via la voce, per una qualche ricerca di storia del territorio più o meno recente, la più frequente risposta che il sistema degli archivi dava è: non sono consultabili, non ci sono più, non so dove sia l'archivio. L'archivio del comune medio piccolo, non sto parlando del comune di Torino o di Asti, era un bene del tutto fuori dal sistema culturale ritenuto degno di investimento di risorse. Le soprintendenze italiane, la soprintendenza piemontese, cercava faticosamente di ingiungere e convincere a investire pochissime risorse, con un atteggiamento che univa il realismo, cioè il fatto che le risorse erano pochissimo, a un pochino di tirate d'orecchie distribuite sapientemente. In più, la poca attività, le poche risorse che venivano investite male, perché mancava addirittura nel territorio l'idea che l'archivismo, l'archivista, fosse una professione, avesse una sua specialità, una dignità professionale. Molto spesso gli interventi di riordinamento e di inventariazione, che per noi corrispondono a schedatura e catalogo bibliotecario o catalogo museale, erano fatti da secondo lavoristi amministrativi. Molti archivi comunali piemontesi hanno in sé ancora oggi la traccia, una delle fasi che hanno vissuto sono gli interventi, le mani che personale di prefettura o personale amministrativo che integrava il misero stipendio hanno lasciato nell'ordinamento dell'archivio, ovviamente fatto con pochissima competenza storico-documentaria, incapacità di cogliere o addirittura di comprendere il significato, la funzione dei documenti che avevano davanti. Tutto questo scenario cambia, inizia a cambiare alla fine degli anni Ottanta, in quello che ho periodizzato come secondo periodo della storia dei rapporti tra Stato e Regione. La Regione Piemonte, in quegli anni, per merito dell'allora assessore che è mancato successivamente, Ezio Alberton, della sua illuminata sensibilità che gli deve essere riconosciuta, senza obbligo, quindi senza avere in quel momento la Regione obbligo, competenza diretta, per pura sensibilità culturale, propone alla soprintendente archivistico, che allora era Guido Gentile, di collaborare, vale a dire di metterci sopra, su un progetto di primo intervento, delle risorse, dei contributi di provenienza regionale.
si propone quindi un virtuoso meccanismo che si avvia nel 1989 e che da allora non si è fortunatamente, pur tra alti e bassi, mai interrotto, di collaborazione regione sovrintendenza archivistica, in cui la regione predispone delle procedure di erogazione di contributi soprattutto dedicate agli archivi locali, ossia soprattutto archivi comunali, parrocchiali e enti assistenziali, con il supporto tecnico di progetto, itinere di intervento e di conclusione lavori della sovrintendenza, che continua a esercitare il suo ruolo. Questo percorso, che comincia nell'89, si evolve ancora nei primi anni, nell'ultimo decennio, nei primi anni 2000, quando la regione si decide a produrre un software che si chiama Guarini Archivi, che fa parte del sistema catalografico regionale, e quindi a produrre uno specifico software per da un lato favorire il lavoro degli archivisti e dall'altro normalizzare in un unico sistema di descrizione regionale il lavoro degli archivisti. Questa, che è una dimensione che sembrerebbe molto virtuosa, purtroppo però ha dei problemi. Io voglio annunciarli in modo molto diretto e molto onesto. Il primo problema di questo rapporto regione, enti proprietari, cioè comuni, sovrintendenza, il primo dei problemi nei confronti della professione archivistica, delle centinaia di archivisti che in questi anni, grazie ai contributi regionali, sono cresciuti, hanno fatto interventi, hanno imparato a lavorare, sono diventati molto bravi. Il primo problema è il sistema tariffario, nel senso che, e questo andrà chiarito nei mesi successivi, per programmare l'intervento si è cominciato assumendo degli standard di tariffe massime che non sono state aggiornate, e questo ha via via incominciato sempre di più a creare dei problemi di riconoscimento reale del tempo necessario, del tempo di lavoro necessario a svolgere correttamente, con un livello di qualità accettabile, questi interventi. La seconda questione è che la Regione Piemonte non si è mai data una normativa quadro per definire su quali archivi intende intervenire e quali sono i criteri generali di programmazione. Si è data soltanto delle regole tramite gli atti deliberativi di procedurali di erogazione dei contributi, e non è la stessa cosa, per cui, mancando un quadro normativo e di programmazione, tutti gli enti e tutti gli archivisti tutti gli anni sono lì che aspettano e si chiedono come andrà a finire l'anno prossimo la mia professione o i miei progetti sull'archivio. Negli ultimi anni, e sto parlando dell'ultimo biennio, il prosciugamento delle risorse sta incominciando a vedere l'abbandono, per i motivi di scarsa riconoscimento tariffario e per il prosciugamento delle risorse e la scarsa programmazione, sta purtroppo l'osservatorio, che vi garantisco è realistico, della sovrintendenza, dice che molti bravi archivisti di età media, né giovani né vecchi, formati negli ultimi 10 anni, stanno abbandonando la professione, cioè stanno cercando altri modi di guadagnarsi da vivere. Questo significa che ci stiamo giocando gli investimenti
che sulla professionalità di queste persone abbiamo fatto, con pochissime, in rapporto anche ad altri tipi di interventi, agli eventi, con pochissime risorse, nel giro di, dall'89, una ventina d'anni, il paesaggio degli archivi locali era completamente cambiato, cioè da prevalente deserto, archivi sostanzialmente inaccessibili, si era passati a una maggioranza, si calcola oltre i 2/3, di archivi ricordati all'onore della parola, gli archivi dotati di inventario, ordinati, puliti, accessibili, consultabili con strumenti di ricerca dignitosi, quindi pronti per essere utilizzati non solo dallo studente che fa la tesi, non solo dallo storico di professione, ma da tutti, dagli insegnanti, dai giornalisti, dagli operatori culturali locali. E nel frattempo erano nate centinaia, in questo lavoro archivistico, in questi 20 anni sono passate centinaia di persone che si sono preparati, hanno preso il diploma d'archivistica, hanno fatto i primi lavori, hanno imparato a lavorare e sono diventati bravi. Hanno conseguito non solo la patente, ma non solo la patente B, ma anche la patente C, cioè sono diventati esperti. Questi qui sono anche sul territorio, sono diventati consulenti della miriade di enti proprietari di questi archivi che devono conservarli e che formano la base necessaria di questo sistema, di questa rete di archivi grandi e piccoli. Se li perdiamo, ripartiamo da una situazione di 20 anni fa. Li perdiamo nel senso che sì, se potremo fra 5 anni, quando ricominciamo a investire dei soldi nel sistema archivistico, possiamo dire va bene, li riformiamo, li prendiamo degli altri giovani, li mandiamo a scuola, dopodiché gli facciamo fare degli stagi, facciamo fare i primi lavori, ma sicuramente avremo bisogno di un altro quinquennio almeno per riformare la stessa leva. Sarebbe oltremodo stupido e come ANAI e come MAB cercheremo di fare in modo che questo non avvenga.